siamo qui a Spezzano, siamo qui per far sì che la Regione Calabria riconsideri le sue scelte recenti in merito alla discarica di Celico, che ha prodotto tantissime problematiche ambientali e anche alcune questioni giuridicamente, forse penalmente rilevanti. Speriamo che finalmente la cittadinanza si renda conto che si può far pressione sulle istituzioni, sul potere politico, e siamo qua appunto perché la popolazione della fascia presilana sopra Cosenza ha capito che attraverso manifestazioni partecipate e importanti anche i vertici della politica regionale possono essere costretti ad ascoltare, perché devono ascoltare appunto i cittadini. Questa storia va avanti da troppi anni, la Calabria è in perenne emergenza di rifiuti. I politici regionali non stanno facendo altro che garantire questa continuità con l'emergenza allo scopo di favorire i privati. La discarica di Celico è il classico esempio dei beni comuni che vengono calpestati, del favorire i privati piuttosto che il pubblico. E sui rifiuti ormai da troppi anni chiediamo a gran voce un'altra strategia, che è quella dei rifiuti zero. Si può fare diversamente sviluppo in questa regione, si può fare, basta semplicemente imporsi e chiedere alle istituzioni di rispettare i regolamenti e le leggi, perché qua si è andata avanti senza neanche rispettare un minimo di normativa su una discarica che non rispetta neanche i vincoli per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, il vincolo paesaggistico e soprattutto lo sversamento del talquale, che è una cosa gravissima, illegale, che è stata prorogata per ben 6 volte. È chiara la strategia della regione. Oggi siamo qua anche per ribadire a gran voce di riappropriarci dei beni comuni e della gestione pubblica dei rifiuti in Calabria. Speriamo che la regione ci stia ad ascoltare, altrimenti lo faremo noi. Torno a ribadire, la perenne emergenza è quella dimensione che favorisce alcuni privati, i quali possono fare profitti in barba alle leggi, appunto perché c'è l'emergenza. Ma l'emergenza è voluta dalla politica perché non sa fare, o forse non vuol fare, programmazione. Infatti il vero quesito è: ma una volta che si chiuda Celico, ed è giusto chiederlo, quale sarà l'alternativa? E la regione forse tante risposte non le sa dare. Chiediamo al Presidente della Regione Calabria oggi di eliminare l'autorizzazione integrata ambientale per chiudere una volta per tutte la discarica di Celico. 8.000 firme raccolte dal Comitato Ambientale Presilano significano qualcosa. Evidentemente la gente è stufa di avere un mostro del genere nelle proprie montagne. E queste firme rappresentano soprattutto un interesse per l'ambiente e per la salute pubblica. Come Movimento 5 Stelle siamo a fianco dei cittadini che si battono da anni per la chiusura di questa discarica e torneremo qua ogni volta, ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. Noi siamo del gruppo Celica 5 Stelle, gruppo consigliere di minoranza al comune di Celico, dove ci sono due discariche, una dismessa, non bonificata, e l'altra di cui se ne parla, di proprietà dell'amica. E sin dall'inizio nell'istituzione abbiamo lottato per la chiusura di questa discarica, perché per noi è illegittima e perché comunque provoca danni alla salute dei cittadini. Abbiamo fatto delle battaglie a livello istituzionale all'interno del comune, presentando mozioni, presentando anche interpellanze. Oggi questa manifestazione è l'emblema di una popolazione che si ribella al malaffare e si ribella comunque a una gestione delle discariche. Noi nelle discariche non le vogliamo, vogliamo che questa discarica sia dismessa e sia bonificata. Anche il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del nostro Movimento 5 Stelle, ha firmato la petizione che ha visto 8.000 cittadini, compreso noi, perché noi siamo cittadini delle istituzioni, e chiedere a grande voce al governatore Oliverio la chiusura della discarica di Celico, di proprietà dell'amica. E chiediamo anche che sia avviato un piano di rifiuti regionali, che il Movimento ha già fatto nel 2011, presentato, ma che comunque può essere rivalutato per portare avanti quello che è il riciclo serio dei rifiuti, partendo proprio dalle istituzioni e dei cittadini, come prevede anche la Convenzione di Aarhus europea, e di coinvolgere in questo piano i cittadini. E poi, infine, vogliamo che si ritiri soprattutto quella che è l'autorizzazione integrata ambientale all'amica, perché per noi è legittima ed ha comunque
rappresenta la possibilità al privato di poter far sversare i rifiuti privati, che non sono comunque diversi da quelli pubblici, perché la Regione ha promesso verbalmente che i rifiuti pubblici non devono essere sversati. L'ultima cosa che diciamo al governatore è che la prossima volta, quando ha 8.000 firme, 8.000 cittadini, un intero territorio che si ribella a questa cosa, quantomeno deve accogliere queste firme personalmente. Per questo a noi del Movimento ha fatto molta rabbia, e questo a noi del Movimento questo ci fa male, perché noi siamo cittadini di un'istituzione e lui non ha rispettato l'urlo di 8.000 persone e anche l'urlo istituzionale dei parlamentari che l'hanno firmato e anche l'urlo istituzionale del vicepresidente della Camera. Quindi lui non ha rispettato nessuno. 8.000 firme bastavano per sedersi alla sedia e aspettarci che noi le consegnavamo e che insieme vedevamo cosa fare per risolvere questo problema. Difendo il mio futuro.